Oggi purtroppo quel referendum di 27 milioni di cittadini viene messo letteralmente nei rifiuti. Quello che sta succedendo è veramente qualcosa di assurdo. Prima un governo accetta di non far partecipare i cittadini alla vita pubblica e in questo momento stanno buttando 27 milioni di voti che furono di quel referendum. Grazie. La ringrazio. Contrario alla Commissione, contrario al Governo. Onorevole Bonafede, colleghi, se ci sono altri iscritti si possono prenotare anche mentre parla il collega, così in modo che... Sì, grazie Presidente. Prima di domenica del referendum, chiamiamolo così, sulle trivelle, parlando con i cittadini, in tanti dicevano che non era importante andare a votare, che era inutile, perché tanto poi il Parlamento fa come vuole, tanto poi i partiti vanno avanti per la loro strada. È da 20 anni che i cittadini ogni volta esprimono la loro voce attraverso un referendum, poi ci sono delle chiacchiere, come quelle che sto ascoltando oggi qui nella Camera dei Deputati, che servono solo a una cosa, a dire ai cittadini che devono allontanarsi dalla politica, che devono pensare che c'è sempre un partito che è disposto a prenderli in giro, anche con i tweet, il giorno in cui loro stanno esprimendo la loro volontà. Noi siamo qui per difenderla quella volontà e per dire ai cittadini che finché c'è il Movimento 5 Stelle la loro volontà è sacra all'interno del Parlamento italiano. Grazie. Non ho altri iscritti. Contrario a Commissione Governo, si rimette all'Aula relatore della Lega. Contrario a Commissione Bilancio, votazione aperta. Monchiero, su colleghi. Marciano. Tripiedi. Altri? Giorgetti. Palmieri. No. Altri? Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo ora all'articolo 7, perché il 6 è accantonato. Relatore, pareri. Chiedo scusa. 7.50. Sì. Allora, 7. Devi chiudere. Vada, vada. Sì. 7.50, contrario.